Il parco del vecchio passeggio di Cremona torna a far parlare di sé a seguito della denuncia da parte della polizia locale di un uomo accusato di ricettazione e porto di oggetti o atti ad offendere, trovato mentre dormiva su una panchina proprio all'interno del giardino pubblico. Come confermano anche i cittadini, la zona è da tempo abbandonata da famiglie e ragazzi, i quali preferiscono altri luoghi per trascorrere il pomeriggio, nonostante la presenza di un parco giochi al suo interno e di magnifiche zone d'ombra. Vedi un po' di bimbi o scarseggiano? Sì, di molto pochi, soprattutto persone coi cani, e generalmente basta. Qualcuno che viene a correre, ma poca roba. Bisognerebbe probabilmente intensificare un po' i controlli e magari cercare di dissuadere questi episodi, questa è l'unica cosa che posso dire. Cercare anche di ripopolarlo dai bimbi magari. Sicuramente, però ci vorrebbe prima la sicurezza, quindi in quel senso bisognerebbe procedere in questo modo, secondo me. Devo ammettere che a volte ci sono delle... Adesso non è bello parlare di persone dall'aspetto così, però effettivamente, caso strano, queste persone che hanno questo aspetto un pochettino poco raccomandabile vanno tutti da quella parte, tutti in fondo di là, che è una zona abbastanza, diciamo, nascosta e quant'altro. La cosa che non è gradevole è il fatto che qui c'è una scuola, che è la LAE, per ragazzi disabili, e il brutto è che se poi vengono avvicinati, sono ragazzi fragili, quindi se vengono poi avvicinati da persone, insomma, malintenzionati, non è una bella cosa. Se viene magari la mamma col bambino, magari viene avvicinata da una persona non molto, in modo non molto piacevole, diciamo, ecco. Dello stesso parere consigliere di opposizione Jane Alquati. Rispetto ai fatti avvenuti nel parco di Via del Vecchio Passeggio, non posso che constatare nuovamente la situazione di emergenza in cui versa la nostra città. I fatti di questa di queste ultime ore vanno a confermare quello che io ho detto, ripeto, già più di 2 mesi fa. Quindi la situazione è sicuramente una situazione di emergenza. Chiedo un intervento delle forze dell'ordine, che il Comune di Cremona sia da stimolo a convocare con urgenza un tavolo.